C'è una cosa che mi ha sempre lasciato l'amaro in bocca ed era stata la decisione del generale Alexander, il comandante supremo delle forze armate in Italia, quando ha ufficialmente informato le formazioni partigiane che si doveva sospendere ogni attività in attesa di tempi migliori. Ora è stata, dal suo punto di vista, forse una necessità militare, logica e fattibile, ma per noi è stata una iattura gravissima. Ora, qualcuno sì poteva tornarsene a casa, nascondersi, ma la grande maggioranza, la quasi totalità dei partigiani, cosa faceva? Tornava a casa e dicendo: sono tornato, scusate, ma passo l'inverno, poi in primavera torno a combattere. Ma era una cosa pazzesca, senza contare che comunicata così via radio, forse lo avrebbero saputo ugualmente, non lo discuto. Ma annunciata così via radio, ha consentito alle formazioni tedesche di iniziare quella grande campagna di rastrellamenti che di fatto ha quasi annientato le formazioni partigiane nell'inverno del 44. Per me è stata una cosa illogica, una cosa inconcepibile. Ti chiedo se puoi guardare, ogni tanto mi guardi, no? Sì. E per te personalmente, come individuo abbandonato, Ma dove eri? personalmente, l'ho detto anche prima, è stato il più brutto periodo della mia vita, perché ci siamo trovati. La formazione era ormai trasferita nella zona di Osilia e a Castelnuovo di Ceva, dove aveva poi ricevuto anche numerosi lanci da parte degli alleati. Il piccolo gruppo che eravamo poi rimasti a Montenotte ci siamo trovati veramente male perché non avevamo più posto dove andare a ricoverarci con sicurezza. Non avevamo cibo, non avevamo la possibilità di accendere un fuoco perché si vedeva il fumo. Non avevamo l'appoggio della popolazione. In quel periodo poi è tornato forte, perché noi partigiani non possiamo non riconoscere che senza l'appoggio della popolazione residente la resistenza non poteva avere il risultato che ha avuto. È soltanto grazie all'appoggio della popolazione che noi abbiamo potuto operare. Però in quel mese io ho dormito notti sulla neve. Io non lo so se voi vi rendete conto di che cosa voglia dire dormire con una semplice coperta arrotolata attorno al corpo sulla neve, con una tascata di castagne secche da rosicchiare come i conigli. E veramente, poi qualcuno dice: ma avete fatto delle brutte azioni, avete preteso armi in pugno di farvi consegnare del cibo. A me non è mai capitato questo, ma io lo giustifico chi l'ha fatto, io lo so che è stato fatto. Ma tu stai morendo di fame, tu non lo sai se può o non può dartene, tu lo pretendi perché muori di fame. E di fronte alla paura di morire,
ognuno non è più responsabile delle sue azioni. Io ricordo che eravamo nella zona della, la chiamano la zona della miera. C'era una neve soffice, ventata. Siamo scesi perché c'era stato detto che vi era una pattuglia nemica che stava cercandoci. Siamo scesi per andare in una casa amica. Eravamo una casa che non era in alto, guardate che stiamo parlando dell'Appennino Ligure, parlo di meno di 400 metri di quota. Quel giorno c'era talmente tanta neve che quello che era in testa si buttava nella neve per aprire un passaggio. Io ho avuto paura. Io ho detto, qui moriamo tutti congelati. In testa a aprire la strada c'era un partigiano di nome Gigante. Era di Cadibona. Nell'agosto del 44 era stato catturato con suo fratello, che era stato un combattente della guerra di Spagna. Nome noto, di cognome Faccecchi. Abitavano a Cadibona ed erano in contatto con le formazioni partigiane, lavoravano nella miniera di lignite. Qualcuno ha ritenuto bene di denunciarli e hanno ritenuto bene di procedere alla loro fucilazione senza processo, senza tante storie. Di fronte al plotone d'esecuzione sono riusciti a buttarsi giù dalla scarpata. Il fratello muore, lui colpito alla fronte viene nascosto in casa di una famiglia amica, che probabilmente, detto così incidentalmente, erano i nonni di mia moglie. E finché raggiunge la nostra formazione, era un partigiano che con il suo passato non andava tanto per il sottile con gli avversari. Quando vedeva quella divisa, istintivamente lui sparava. Sfortunato, perché una volta riceviamo l'ordine di catturare un notissimo personaggio fascista, un alto grado del fascismo provinciale. Durante l'operazione viene fermato. Gigante gli chiede: lei è il signor tal dei tali? No, non sono io, guardi i miei documenti. Mette una mano
sotto la giacca e anziché il documento estrae una pistola e spara. Gigante istintivamente afferra la pistola per deviare il colpo, ma il colpo gli porta via di netto la prima falange del dito pollice.